Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima parte di TG Sport. TG Sport, come al solito, di mondo dello sport regionale, internazionale e nazionale. Come dico sempre, non è solo di vari sport, prima dei primi tipi di sport, cioè calcio, basket, pallavolo, eccetera, ma è tutto un insieme di tutto il mondo di sport, di cui ormai, quanto pare, sono entrati anche quelli invernali e quindi da oggi, che neanche da fare apposta, è l'equinozio di solstizio di inverno, siamo entrati anche negli sport invernali. Andiamo a vedere le prime notizie di sport regionale, di tutto il mondo dello sport. L'Udinese, la Lasagna, l'Udinese e il calcio dilettanti. Ho imparato a non mollare mai. Calcio. Infatti ieri è stato, dal FIGC, è stato prolungato il mercato, il calcio mercato, e infatti il mercato più lungo a gennaio. L'Udinese potrà pestare Teo Dorovic. Sci alpino, Baccari e Della Mea. Passa per il Friuli il futuro dello slalom, un tutino azzurro. Andiamo a vedere le prime notizie nazionali e internazionali. Andiamo a vedere soprattutto le probabili formazioni per questa weekend di sport ricco, perché comincia, si giocherà tutto di sabato. Infatti andiamo a vedere le prime probabili formazioni. Dal primo minuto recuperare Cervinho e riposa Koulibaly. Dal Juventus solito 4-3-3 con rientro di Betancourt in mezzo. L'Inter con Gagliardini si candida e perde di gioca. Milan, Mauri e Tonacci in mediano. Nella Parma ritorna Cervinho. La Roma prova a recuperare Dzeko. Lazio iper offensiva. Nel Cagliari Pavoletti non ce la fa. E Torino ok per Iago Falchi. Andiamo a vedere le probabili formazioni per questo questo ricco 17ª giornata di campionato. Lazio-Cagliari si giocherà domani alle 12.30, un anticipo molto importante, tra l'altro per recuperare, per metterli in corsa, via sia Correa che Luis Alberto dal primo minuto, sempre out favoriti. Inzaghi cambia la Lazio, pronta a una difesa a 4 con Mavridis e Luis in terzini, Milinkovic in mediana, Correa e Luis Alberto sostengono Immobili, nel Cagliari non recupera Pavoletti, gioca invece Cerri e ha approcciato da Farias. Le partite delle 15, andiamo a vederle, ce ne sono un bel po', per fare un esempio 1, 2, 3, 4, 5 e 6, alla solita orario, ma è del sabato, cioè alle 15 Empoli-Sampdoria. Sarà dentro qua e Capizzi, invece Caprari, preferito al De Vrij. L'altra partita delle 15 è Genoa e Atalanta. Rientra a Crescito, Mancini titolare. Invece andiamo a vedere Milan-Fiorentina. Molto interessante anche questa partita. Mauri e Bertolacci in mediana. Miralas confermato. Altra partita tra Napoli e Spal. Koulibaly dal primo minuto e in dubbio Miseroli. Sassuolo Torino, sabato alle 15, Di Francesco nel tridente e torna Thiago Falcao. Udinese Frosinone, Lasagna ce la fa e Baroni punta su Campbell. Nicola insiste sul 3-5-2 con Aves ed Alessandro esterni. In attacco ha recuperato Lasagna, che dovrebbe giocare accanto a De Paul. Di Frosinone, il nuovo tecnico Baroni, non cambia sistema. In attacco Ciano, Cambe e Ciofani. Andiamo a vedere invece quelle di sabato alle 18, primo posticipo, sarà Chievo Inter con Pelissier non si tocca e Persi titolare. Altra partita delle 18, quindi secondo posticipo, è Parma-Bologna, un derby molto molto emiliano-romagnolo, cioè Cervinho in gruppo e Destro in sedia Santander. Nel big match della giornata è Juve-Roma, che gioca però a Torino. Betancourt al primo minuto e Dzeko ci prova. Rientra dalla squalifica Betancourt e Allegri lo schiera subito titolare. Juventus confermata con Dybala, Ronaldo e Mangi davanti. Nella Roma buone notizie dall'infermeria, cioè Pellegrini al recupero. Dzeko ormai è ristabilito.
potrebbe anche partire titolare, invece Zaniolo dall'inizio. Queste sono le probabili formazioni di questa giornata di domani, sistema giornata di campionato. Parliamo di tennis perché l'Australia Open è ufficiale. È stato ufficializzato l'introduzione del tie break a 10 punti nel set decisivo. Snowboard. Vicentini secondo una prima tappa stagionale di Snowboard Cross. La Moviola invece stecca la prima e cade ed è già fuori ai quarti di finale a Gervinia. Parliamo della Serie A, come dicevo, la B-Match di domani. Allegri nel prepartita dice Cristiano, Ronaldo gioca e invece Cuadrado potrebbe essere operato. Di Francesco invece dice Dzeko andrà in panchina, inevitabile tornare sul mercato. Andiamo a vedere invece il prepartita delle altre squadre, come l'Inter, Spalletti in Angola sta bene, mercato, coglieremo le occasioni. Napoli invece dice Ancelotti, mercato di gennaio, non arriverà nessuno, torna con l'Inter. Andiamo a vedere altre notizie, dice Alpino, la Schifin in rimonta, vince il gigante di Kovalev. Infatti ben 49 vittorie per lei, e la Brignone invece quarta è sempre leader di specialità. Parliamo invece di altre notizie, una schiacciata al razzismo di Miriam Sila, la pallavolista italiana che è nata qui, è di colore, ma dà una vera schiacciata contro un razzismo che continua a essere presente in tanti sport. Eurolega, la giornata tipo raccontata da Ali Mohamed. Parliamo di Premier League, dove Ranieri dice Conte e Mourinho potrebbero tornare subito ad allenare. Infatti allo United si scommetteva che giorno di Mourinho, e Ale Sanchez vince ben 20.000 sterline, pensate un po' voi. Parliamo dell'arrivo allo slavo di Campiglio, questa la volta in cui Miller rischiò un brutto incidente e poi vinse. Parliamo di altre notizie. Vi ricordate del tennis? Beh, la pazzia idea di Marcelo Rios. A 43 anni vorrei fare la storia e vincere a tennis. Pensate un po' voi. Altre notizie della vela. La Rolex Menu sta per tornare allo spettacolo della Sydney Hobart. Ben attesi dei 120 kayak alla partenza. Parliamo della NBA, dove questa notte Gallinari era scatenato. Arriva la River Tang contro Dallas. Ben 32 punti che trascina i Clippers a un successo contro i Doncic. Invece a tegola per Houston Rogers, Christian Paul si ferma per un infortunio alla coscia. Vediamo altre notizie, in particolare da Inter-Napoli e a Manchester City-Liverpool, tutti ben 200 match durante le festività natalizie, molto interessanti. Vi ricordo che la Serie A non si fermerà, neanche la Premier League e neanche la Liga, perché giocheranno anche nel periodo natalizio, quindi c'è anche un infrasettimanale già questo mercoledì prossimo a Santo Stefano, e poi ci giocheranno di nuovo mi pare sabato domenica prossima, quindi la Serie A non si ferma, come dicevo i campionati di calcio non si fermeranno. Andiamo a vedere invece delle nuove regole della Formula 1 del Mondiale 2019, ali più larghe e limitazioni alle aerodinamiche, quindi l'alettone davanti sarà più largo e l'alettone dietro anche. Parliamo invece di Eurolega di basket, quindi la CSKA Mosca ha vinto contro la Efes Nadalu,
po' l'Olympiacos ha vinto contro Ganganaria e la Barcellona Rasa in trasferta ha vinto. Infatti il Panathinaikos esonera Kevin Pasqua e pensa a Rick Pitino, coach della Hall of Fame. È stato trovato un accordo per il rinnovo del brasiliano Alessandro alla Juve, resta fine 2023. Infatti, come dicevo all'inizio del TG, la Lega Serie A accoglie il reclamo del club. Il calciomercato chiuderà il 31 gennaio, non il 18 gennaio che era stato stabilito prima. Arriviamo alle notizie di Murillo. Al Barcellona ufficiale, l'ex Inter arriva in prestito con diritto di riscatto a 25 milioni. Quindi vedete che il calciomercato è sempre attivo. Serie A, Brescia perde Luca Vitali per un infortunio, ben 6 settimane, visto per la frattura alla mano destra. Ciclismo, notizie anche di ciclismo, quindi vedete che questo ricco, è molto ricco questa prima parte di notizie. Come ciclismo, Daniel Hoss, Peter Sagan ispira tutta la squadra, è un trascinatore della Bora, del gruppo Bora Skyroll. Altre notizie, pallavolo, sì, la Cav Club Trento si sbarazza della Hacking e sprinda il pass per i quarti di finale. Andiamo a vedere altre notizie, bello questa, veramente un grande dono ha fatto di cuore Nadal, grande cuore Rafa Nadal, che dona 1 milione di euro alle vittime dell'alluvione di Maiorca. Tanto di cappello. E la pallavolo femminile invece Scandicci, giornata storica, prima vittoria in Europa in Champions League. E questa è una bella notizia, veramente. Bene, allora ci fermiamo qui con le notizie. Come dicevo, di mondo dello sport. Nazionale, internazionale e regionale, cioè locale, vi ringrazio e ci sentiamo per la seconda parte con tutti i risultati di alcuni tipi di sport, come dicevo, il pallavolo, basket, NBA, eccetera, e delle programmazioni per questo weekend molto anticipato, cioè di sabato, non ci giocherà di domenica, ma di sabato, tutte le partite di sabato. Di tanti tipi di sport, di calcio, ma non solo, di tutte le altre cose. E ci sono anche novità per Santo Stefano, perché ci saranno anche anticipi di Santo Stefano. Bene, vi ringrazio veramente di cuore a tutti voi della prima parte di TG Sport, finisce qui. Ci vediamo nella seconda parte. Grazie a voi e viva lo sport e buon Natale a voi. Non mangiate troppo, perché lo sport vi controlla.